Citroen al Salone di Padova, auto moto d'epoca, presenta quello che sono i propri valori importanti del marchio, quindi uno stand colorato, pieno di gioia di vivere, proprio come sono le vetture che sono qui a Padova. Due vetture che hanno fatto la storia dell'automobile, la Due Cavalli, qui in una versione molto particolare, originalissima, la Due Cavalli Soleil, e la Méhari Azur. Nata nel 1936 per motorizzare l'Europa, la Due Cavalli ha visto la luce nell'anno 1948 al Salone di Parigi. Sarà costruita per 5 decenni, in quasi 5 milioni di esemplari. È un'auto semplice, geniale, comoda, spaziosa. È l'auto per i giovani e i giovani l'hanno scelta poi per 5 decadi sino al 1990. A Padova Citroën espone la Due Cavalli Soleil, un esemplare unico disegnato da Serge Gervais. Accanto alla Due Cavalli Soleil troviamo la Méhari, in questo caso di una versione speciale Azur, pensata dal geniale inventore Roland de la Pouappe nel 1967, è sostanzialmente una Due Cavalli vestita di plastica. Questo la rende più leggera, più brillante, più divertente e anche più colorata. Abbiamo delle tinte che ricordano l'avventura, è un'auto tagliata per l'avventura. Se Due Cavalli e Méhari rappresentano la storia, il patrimonio del marchio Citroën, nuova C3 rappresenta l'attualità, veramente la novità del Salone di Padova. In anteprima nazionale, il best seller di casa Citroën viene presentata proprio qui a Padova, proprio per simboleggiare che con questa nuova C3 riprendiamo i valori che hanno fatto grande il marchio Citroën. Una vettura fresca, originale, giovane, un design che segue proprio quelle che sono le ultime linee di tendenza del marchio Citroën. Arriverà nelle concessionarie e sul mercato italiano a partire da metà novembre.